Buongiorno al pubblico di Merano e del mondo. Grazie a internet gli eventi dell'Accademia possono essere seguiti ovunque. Ma Merano e il mondo sono accomunati anche dal tema che oggi vi propongo per il ciclo di incontri e interviste che conduco. Vacanze da virus, come reinventare l'industria del turismo. Arriva l'estate, ma in Italia che estate sarà per chi ama viaggiare, per chi sogna le ferie dopo mesi di confinamento? Che succederà col turismo nazionale e internazionale, la spina dorsale dell'economia che rischia di essere gravemente colpita e fortemente danneggiata dalla paura del contagio e dai confini chiusi o in libertà vigilata per molto tempo. Di questo parleremo con la persona che alla materia si dedica da molti anni per ruolo istituzionale e per lavoro e che ringrazio per aver accolto il nostro invito. È Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio e imprenditore del settore lui stesso. Intanto le chiedo, presidente, un breve cenno sull'universo, per così dire. Che cosa rappresenta il turismo in Italia e per l'Italia? Il turismo in Italia è la primaria industria, rappresenta il 13% del PIL e oltre il 14% di occupati. Ovvio, se facciamo una persona su sette in Italia lavora nel turismo o nei settori che sono correlati al turismo. Per cui ha un'importanza straordinaria il turismo. L'ha sempre avuta ed è stato per l'Italia uno dei grandi punti di sviluppo, di attrazione del Made in Italy. Perché il nostro lifestyle l'abbiamo comunicato bene, abbiamo raccontato i nostri paesaggi, le nostre capitali artistiche e culturali, il nostro shopping, e quindi il valore del turismo è cresciuto sempre in tutti questi anni. È diventato attrattivo non soltanto per chi ci è vicino, ci abita vicino, come gli europei, ma anche per tutti gli altri paesi del mondo. Per cui questa grande crescita del turismo si è interrotta improvvisamente per il coronavirus, il vero disastro. Avete fatto, Presidente, qualche previsione su che cosa rischia di costare in termini appunto di ricchezza mancata, di personale che lavora nell'ambito di questa epidemia? Guardi, noi facciamo delle ricerche un po' tutti gli anni per capire. L'anno scorso abbiamo fatto una ricerca che il surplus fra italiani che vanno all'estero a fare le vacanze e stranieri che vengono in Italia a fare le vacanze ha dato 20 miliardi l'anno scorso come surplus, proprio come industria. Quindi questi 20 miliardi verranno totalmente a mancare quest'anno. Perché? Perché gli stranieri saranno pochi quelli che vengono in Italia. Le regole strette del coronavirus e che ci impone il nostro Stato oggi purtroppo non ci permetteranno di ripartire sull'estate. Quindi sarà un'estate in tono minore, molto difficile da gestire, con paure e problematiche non chiarite, e con degli handicap che rischiamo di portarci dietro da altri paesi, come il distanziamento sociale per ristoranti, bar, spiagge, piscine e quant'altro. Nel merito, che cosa pensate delle misure che sono state da poco adottate dal governo per rilanciare la ripresa in generale e anche il turismo? Sono misure, come dire, buone, modeste o insufficienti, secondo il vostro punto di vista? Allora, secondo me sono insufficienti, ovviamente perché il turismo è una categoria, diciamo, composta da sottocategorie. Ci sono gli albergatori, ci sono i campeggiatori, ci sono i ristoratori, ci sono i tour operator e le agenzie di viaggi, ci sono i porti turistici, ci sono anche le strutture all'aria aperta in genere, gli affittacamere. Insomma, è un'area molto larga il turismo, quindi è difficile da prendere, non è la Fiat, no? Io investo su stabilimenti, quindi è un'area composta da più esigenze, quindi uno bisogna capirla. Insufficienti perché questo settore che ha portato ricchezza all'Italia sempre e ha occupato milioni di persone e occupa milioni di persone uscirà molto tardi dalla crisi, e quindi le misure che ha studiato il governo sono largamente insufficienti. Sono insufficienti perché gli aiuti a fondo perduto sono troppo pochi e troppo bassi e non permetteranno le aperture. Perché negli alberghi e nei ristoranti ci potranno, col distanziamento sociale, ci potranno stare poche persone e molti non apriranno.
non apriranno molti ristoranti e molti alberghi quest'estate, chiuderanno. E quindi ci sarà un effetto sulla disoccupazione pesantissimo. Quindi se queste regole ce le impone qualcuno, qualcuno deve staccare un assegno. Io la vedo così, scusi, perché non dipende dall'imprenditore qui. Qui dipende dalla volontà politica di salvare un settore che è fondamentale per il Paese. Come categoria, voi siete stati in qualche modo coinvolti, interpellati, ha visto che ci sono molti comitati di esperti per consigliare il governo sulla ripresa. Voi siete stati direttamente coinvolti o no? La polemica, i comitati di esperti, nessuno viene dal turismo. Siamo stati coinvolti per forma, ma non per sostanza. Quindi dal Ministero del Turismo siamo stati coinvolti per raccontare di cosa avevamo bisogno, ma certe volte è come parlare con un sordo, con un muto, con tutto rispetto dei sordomuti. Diciamo che di forma siamo stati coinvolti, di sostanza quello che hanno accettato è pochissimo. Ma se lei in questo momento fosse invece chiamato a dare dei suggerimenti non solo indicativi ma anche determinanti in qualche modo, che cosa direbbe per rilanciare, per riprendere il vostro settore che è destinato ad una difficoltà fortissima? Guardi, sono tanti gli elementi, però diciamo cerchiamo di dare elementi più importanti. Ci vuole una somma a fondo perduto molto elevata per tenerlo in piedi. Ci vuole un sistema in cui gli affitti vengono portati più in avanti, quindi ci sia un sistema di ripresa. Calcoli, questo settore ha fatturato zero. Febbraio, cioè dal primo di marzo a oggi il settore fattura zero, cioè non fattura, perché con queste regole, con tutto quello che c'è stato per il coronavirus, non fattura. Quindi per riprendere a fatturare, quindi per dare una speranza a qualcuno, i crediti fiscali servono se tu fatturi, ma se non fatturi non servono assolutamente niente. Allora è meglio non far pagare l'IMU, le bollette, le tasse che devi pagare adesso e non avere dei crediti futuri che non incasserai mai. È una promessa vuota quella dei crediti di imposta futuri. Quindi ci vogliono interventi secchi subito. Poi, secondo me, ci vuole una strategia di aggregazione maggiore nel turismo per creare aziende di maggiori dimensioni, in modo tale che siano anche fiscalmente aiutate se continuano a assumere persone e quindi danno lavoro. Fondamentalmente è un po' da rivedere un po' tutta la strategia di pianificazione del turismo, ma quello lo dobbiamo fare noi imprenditori. Io dal governo, dai ministri, sinceramente non ricevo nulla da anni e ritengo spesso il Ministero del Turismo un ministero vuoto. Mi piacerebbe avere una persona competente come ministro e un direttore generale competente che non c'è nemmeno nel ministero in questo momento. Non parolai. Quindi fondamentalmente bisognerebbe iniziare veramente con questa crisi a capire che il turismo è un settore primario dell'Italia e quindi deve avere delle menti primarie, non persone che sono lì per far carriera politica. Senta Presidente, ma all'estero, Francia, Spagna, i nostri paesi più direttamente in concorrenza, come si stanno organizzando per rilanciare, perché anche loro sono in crisi ovviamente, che cosa potremmo, non dico copiare, ma insomma che cosa potremmo utilizzare che loro già stanno facendo o faranno per rilanciare il settore? Guardi, io ho seguito la Francia abbastanza bene, la Svizzera perché ho delle aziende lì di mia proprietà. In Francia dopo 21 giorni era arrivata la cassa integrazione per i dipendenti, erano arrivati gli aiuti delle banche, erano arrivati degli aiuti a fondo perduto e degli sgravi fiscali per i prossimi anni, 21 giorni dopo l'annuncio della crisi. In Svizzera sono arrivati 2 giorni dopo gli stessi aiuti. Quindi in Germania non so giudicarlo, ma da quello che so mi sembra la stessa cosa. Quindi noi abbiamo dei competitors nel Mediterraneo che sono soprattutto la Spagna e la Grecia. Ecco perché un'azione coordinata del governo sui famosi corridoi da aprire, eccetera, eccetera, deve essere fatta tutto uguale a livello europeo. Non possiamo creare dei favoritismi per uno o per l'altro, ma deve essere fatta uguale a livello europeo. Quindi quello che io vedo negli altri paesi è poche chiacchiere e fatti. I soldi promessi sono arrivati, le cose promesse sono arrivate, per i dipendenti sono arrivate, i dipendenti hanno ancora preso la cassa integrazione, ma mi sembra normale in un paese civile come l'Italia con tutte le tasse che paghiamo.
Lei prima ricordava di una certa disattenzione storica che c'è sempre stata nei confronti del turismo. Io mi sono andato a leggere dei dati. Pensi che il Ministero del Turismo fu istituito nel 1959, fu poi abolito col referendum nel 1993 e adesso è integrato nel Ministero per i beni culturali, per le attività culturali, come un'appendice in qualche modo di questo Ministero. Come spiega questa sottovalutazione rispetto invece alle regioni che sembrano molto più sensibili sul tema del turismo, sia pure individualmente e quindi dividendo, diciamo, la spinta? Sono sensibili perché il turismo è una competenza regionale e questa è una vecchia polemica. Quando fece il referendum Renzi, fra le varie cose c'era di portare il turismo a una regia centrale. Furono bocciati i referendum vari, fra cui c'era anche questo testo qua. Quindi quel movimento di riportare al centro il discorso del turismo, la promozione turistica da parte del paese fu bocciato dal referendum. Questa è la prima cosa da dire. Poi noi siamo stati un paese manifatturiero, lo siamo ancora un paese manifatturiero. E per la manifattura in Italia è stato fatto tanto, ci sono stati dati tanti aiuti. Il turismo, secondo me, negli ultimi anni, dall'Expo in poi posso dire che l'ho vissuto anche con entusiasmo, c'è stato un miglioramento delle strutture, un miglioramento dell'offerta turistica, una creazione di un'immagine, di un'attrattività del paese fatta in maniera diversa, sono nate nuove destinazioni. Questo però deve seguire un filo di interesse politico, no? Interesse politico e economico per capire, impiega tante persone, produciamo tanto PIL, vale la pena incrementarlo? Io direi di sì, perché questo non lo possono fare in Cina, no? Cioè non è che possono portarlo via e copiarlo. Questa è una ricchezza del nostro paese che c'è, ci sarà e ci sarà sempre di più, anzi bisogna farla crescere e sfruttarla, è un cavallo che corre questo. Lei quindi indica nell'esposizione a Milano del 2015 una sorta di svolta per ciò che riguarda l'approccio al turismo, ma è una svolta incompiuta da quello che capisco dalle sue stesse parole da lì in poi si è comunque migliorato? Che dobbiamo renderci conto che c'è voluto un grande evento per ricreare un interesse su Milano, ma su tante altre città italiane, per riprendere l'attrattività. Perché sono stati spesi effettivamente dei soldi nella promozione turistica in maniera intelligente, su un evento, ma in maniera intelligente. Ovvio, anche le Olimpiadi di Milano e di Cortina saranno sicuramente un grande successo. Un volano, certo. E i grandi eventi sono un grande... La ricerca dei grandi eventi, l'ospitalità dei grandi eventi è uno dei fattori di ricreare dei flussi turistici interessanti. Non basta, ovviamente, non basta. Bisogna anche svecchiare le strutture, gli investimenti sulle strutture, renderle moderne, renderle attraenti, appetibili. Cioè, sono tante cose che vengono fatte. Ma da allora questo entusiasmo che ha portato l'Expo, secondo me, nel paese, sul turismo, su una nuova sorta di turismi che venivano da tutti i paesi del mondo, è servita. È incompiuta oggi perché invece di cavalcare un cavallo che vince, l'abbiamo un po' lasciato andare. Nel 1970 l'Italia era addirittura il primo paese al mondo per numero di presenze, di visitatori per turismo. Oggi siamo al quinto posto dopo Spagna, Francia, anzi nell'ordine Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina. Non le chiedo soltanto, perché in parte ce l'ha già detto, come abbiamo fatto a perdere così tante posizioni, ma le chiedo come si può tornare indietro, cioè riprenderci quel primato che la bellezza dei nostri luoghi e il fatto di avere anche il più vasto patrimonio storico-artistico dell'umanità ci competono, insomma. Il primato è impossibile, le spiego perché. In Francia contabilizzano anche le persone che passano da Charles de Gaulle per andare da un'altra parte, quindi quei numeri spesso sono un po' furbetti fatti dai francesi, che sono bravi a fare queste cose. Però tornando indietro, è vero, la Cina è diventata una grande destinazione turistica perché è diventato grande il paese, prima era chiuso e non ce l'aveva. Gli Stati Uniti sono diventati una grande destinazione turistica. Beh, noi possiamo però competere bene con la Spagna e con gli altri paesi europei per la crescita, ma anche con la Francia. E l'abbiamo fatto, perché è vero che siamo al quinto posto, ma siamo il paese più attrattivo, ad esempio, per gli americani in Europa. Il primo paese desiderato dagli americani per venire dall'America all'Europa è l'Italia.
Quindi abbiamo dei punti, secondo me, dove, ed è il turismo che spende di più, quindi non solo i numeri contano, contano quanto questi numeri quanto generano, quanto spendono i turisti che vengono in Italia. Il turismo che viene in Italia è un turismo che apprezza, diciamo, quello che l'Italia ha come bellezza, ma non solo, apprezza anche i prodotti, i manufatti italiani, la moda, i ristoranti e quindi il nostro lifestyle. Quindi torno e ritorno e ritorno un po' per quello. Ovviamente è un discorso, se vuol dire, noi siamo un paese che fa fatica a cogliere le masse, perché abbiamo delle città fragili, pensiamo a Venezia e Firenze, potresti veramente farle crescere tanto ancora di turismo, ma però sono già quasi insostenibili adesso, quindi noi dobbiamo pensare a una diversificazione e pianificazione sul territorio, che se ne parla da tanto tempo e si sta facendo. La valutazione e la forza che abbiamo noi anche però nella nostra cultura, e quindi giustamente la cultura e il turismo vanno insieme fino a un certo punto. I cinesi della nostra cultura vanno a teatro alla Scala, ma poi il resto non vanno al Duomo, non vanno a vedere le chiese. Leggevo tra l'altro alcuni studi fatti anche da voi che sono interessanti perché in qualche modo indirettamente confermano quello che lei diceva, nel senso che il turismo internazionale viene in Italia soprattutto per due cose, per il cibo e per la cultura. E questo però significa che abbiamo un turismo internazionale, come dire, di elevato livello, di qualità, oppure che facciamo troppo poco per far ammirare e amare anche l'ambiente, il paesaggio, le spiagge, le montagne, eccetera, eccetera. Guardi, è un percorso lungo quello del turismo, no? Pensiamo a un nostro ospite straniero che viene in Italia la prima volta e penso che la prima volta magari va a Roma, va a Venezia, va a Firenze. La seconda volta magari vuole andare a sciare. La terza volta dice, voglio andare anche al mare. E quindi, poi magari voglio vedere le città minori dell'Umbria. Siccome l'attrattività italiana è alta, non è che in un viaggio tu la esaurisci. Il nostro progetto, quello che noi abbiamo sempre spinto, è far venire questi turisti almeno 9-10 volte nella loro vita in Italia, perché sono turisti che apprezzano il nostro lifestyle. Quindi io parto da quello perché l'attrattività nasce anche da quello. Che bello perché in Italia c'è la moda, che bello perché in Italia si mangia bene e c'è innovazione nel food, che bello perché la bellezza del nostro paese è inconfutabile. Lei prima citava gli Stati Uniti, ma prima del coronavirus, cioè prima del 30 gennaio, quando a Roma fu scoperto il primo caso di una coppia di cinesi, peraltro poi curata e guarita di coronavirus, dall'estero venivano soprattutto da quali nazioni e da quali provenienze? Cioè chi sono i turisti più affezionati o più assidui all'Italia? Guardi, sono tedeschi, francesi, inglesi, americani. Poi ci sono gli spagnoli e gli altri paesi europei. Lei mi chiederà dei cinesi. Sì, sono cresciuti molto negli ultimi anni. È un turismo che non spende molto, è un turismo di massa. Ovviamente ci sono anche i cinesi che spendono. Noi stiamo cercando di segmentare il turismo per cercare di rendere attrattivo quel turismo che è anche quello degli eventi, che è anche quello della cultura, che è anche quello dei matrimoni. Queste forme turistiche che sono un po' più di nicchia, però lasciano più soldi sul territorio. Tra l'altro leggevo che in Cina il paese più desiderato è proprio l'Italia e non solo in Asia. E gli italiani invece che scelgono le vacanze in Italia perché lo fanno? Cioè che cosa, qual è la cosa che più è per un fatto, come dire, per risparmiare, perché amano conoscere la loro meravigliosa patria o perché? Per risparmiare no, perché l'Italia non è un paese a buon mercato. Se vai in Egitto magari vai a risparmiare in una spiaggia. Scelgono l'Italia, di andare in Italia perché è un grande paese da scoprire, per cui una volta vado di qua, una volta vado di là, oppure perché mi affeziono al mare della Sardegna, per cui preferisco tornarci e quindi scelgo la regione. Posso anche scegliere la destinazione se ho degli interessi miei su certe destinazioni e poi diciamo il paese perfetto per fare dei weekend il nostro, perché c'è tanta cultura, ci sono tante mostre,
le città sono diverse l'una dall'altra, sono ben collegate adesso con l'alta velocità, per cui diciamo che c'ha dei plus il nostro paese. Però lei diceva prima, e mi aggancio subito a questa cosa, che non è poi così conveniente dal punto di vista economico rispetto, per esempio, all'Egitto. Ecco, in questo in che cosa sbagliamo? Cioè, mediamente i nostri prezzi sono forse un pochino troppo alti rispetto alla concorrenza che ha offerte vantaggiose? Abbiamo un sistema di comunicazione ancora da sviluppare? Cioè, in che cosa la colpa è nostra del fatto che non vengano così tanti come dovrebbero? O molti di più di quanti dovrebbero? Secondo me, allora, iniziamo a dire, vengono tanti turisti dall'estero in Italia, tanto è vero che il 51% delle presenze alberghiere in Italia è da stranieri, per dare un dato. Quindi gli italiani sono diventati una minoranza. Quindi l'attrattività del paese cresce e quindi l'offerta turistica cresce. Quindi non è che ci sono dei numeri, adesso sì, ovvio, 2020, diciamo, sì, certo. Sono sempre stati da 7-8 anni i numeri in crescita, sempre tutti gli anni. A livello di prezzi non possiamo paragonarci con l'Egitto, perché il costo del lavoro in Egitto è 5 volte meno di quello italiano, quindi non puoi paragonarti con un paese del terzo mondo. Io vado in vacanza in Svizzera, ad esempio, ho una casa a Zermatt, è chiaro che i servizi a Zermatt sono più cari certo. Da noi, no? Perché ci sono... C'è un tema però con paesi similari a noi, Spagna, Grecia, dove è più conveniente la parte fiscale, l'IVA ad esempio, quindi su certi prezzi alla fine costano un po' meno, tutto qua. Quindi hanno una questione fiscale. Poi c'è un discorso di ospitalità. Certi paesi come la Spagna prediligono quei grandi alberghi con centinaia, migliaia di camere rispetto agli alberghi italiani che sono più piccoli, magari con un'accoglienza più contenuta e con una personalizzazione del servizio diversa. Dipende sempre se vuoi far massa o qualità. Secondo me è un trade-off molto importante. Noi nel futuro dovremmo pensare soprattutto alla qualità. In un ideale giro d'Italia, fra le nostre regioni, lei quale caratteristica suggerirebbe di estendere a tutto il paese per l'organizzazione turistica? Cioè qualche cosa del Veneto, qualche cosa della Sicilia? Che cos'è che più la colpisce o la stimola al riguardo? Fa parte del carattere delle regioni italiane, no? Se pensiamo al Veneto, è la prima destinazione turistica italiana per gli stranieri, a tutto il Veneto, no? Dal lago di Garda alle destinazioni sciistiche, alla costa, alle città d'arte. Quindi diciamo la completezza del Veneto, l'accoglienza dei romagnoli, la creatività dei pugliesi e dei siciliani, da un certo punto di vista, la purezza della Sardegna, ogni regione, la bellezza delle nostre regioni che hanno tanto da dare e ognuno ha la sua forte identità. Dell'organizzazione turistica dell'Alto Adige, che cosa suggerirebbe di imitare, se c'è qualche cosa per altri luoghi del paese? Mi piacerebbe clonarla e portarla in altre regioni d'Italia. Per quale virtù in particolare? No, perché è indipendente. Perché l'Alto Adige ha la fortuna di essere abbastanza indipendente come regione, perché ha costruito negli anni un fenomeno turistico corretto, coraggioso, e l'ha mantenuto con grande coerenza. Secondo me, ovviamente, ci vuole sempre un po' di innovazione tutto, però è un sistema, secondo me, da poter replicare. Certe volte sono destinazioni, regioni che hanno tanto, ma non riescono a comunicarlo, e secondo me basta copiare gli esempi virtuosi per fare di più. Concludendo, come con una battuta, con una riflessione, come si fa a trasformare questa crisi in arrivo, anzi già arrivata, in una nuova opportunità di rilancio per il turismo? Ma ci vuole una forte unione fra le componenti turistiche, riprogettare il futuro, riprogettare la promozione statale, inventarsi qualche formula diciamo ricca per poter seguire quei segmenti del turismo di luxe che dicevo prima. Ad esempio l'Alto Adige potrebbe aprirsi molto di più agli eventi, studiare meglio il sistema degli eventi, che è un sistema che è fuori dalla stagionalità tipiche. Questo è un piccolo esempio. Sì. Il fatto è grande comunicazione e sinergia fra gli operatori, un po' più di investimenti che devono fare gli imprenditori, perché
magari in certe località sono stati abituati a aprire la porta e avere i turisti che entrano, adesso devi andare a chiamarli e quindi devi farli venire. Insomma, è un lavoro questo di questa crisi che ci metteremo 2 o 3 anni a uscire. Lei dove farà le sue vacanze? Io sono un viaggiatore, viaggio in tutto il mondo. Quest'anno pensavo di fare delle vacanze in Sardegna, ho un albergo lì, quindi vado a dare un'occhiata all'albergo in Sardegna, e poi forse in Sicilia faccio una settimana a Pantelleria. Grazie per la sua partecipazione e grazie per l'attenzione di chi ci ha seguito. Grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci.